Oggi prepariamo panino cameusa. Cameusa praticamente è la milza degli animali. È praticamente un piatto povero perché a Palermo, mentre i ricchi mangiavano la carne, i poveri mangiavano gli interiori. Vediamo gli stigioli, vediamo ameuse, cioè tutte le parti interiore che i ricchi non mangiavano. E quindi però ora è diventato un piatto prelibato. E quindi noi stasera l'andiamo a cucinare. Gli ingredienti sono la meusa, che è questa, lo strutto e i panini. Io ho tanto tempo che non ci vediamo, purtroppo io ormai, voi mi considerate una ragazzina, ma io sono vecchietta e non ce la faccio sempre ad essere con voi. Allora, sta tagliando la meusa, la metto nella pentola e falla bollire. Io non pensavo che la milza era così grande, pensavo che era una cosa molto più piccola, ma è certo un animale, un vitello che è grande. Era un piatto povero, la gente si saziava anziché con la carne, con questo interiore e quindi con la meusa. Ora praticamente è diventato come gli stigioli, è diventato un piatto molto gustoso, perché poi dopo che una volta bollito viene soffritto nello strutto, viene saporito. Un cibo di strada, sì. Mettiamo l'acqua. E la mettiamo a bollire. La mettiamo sopra a bollire per mezz'ora. Mettiamo il sale. Ho messo il sale e lasciamo che bolle, e poi dopo che bolle mezz'ora. Allora, sono trascorse 25 minuti. Andiamo a controllare la nostra meusa che fine ha fatto. Minuti ancora e la scoliamo e poi la andiamo a friggere. L'ha mai assaggiato lei un panino cameusa? Mai, mai in vita mia non l'ho mai mangiata la milza. Intanto noi scendiamo la milza, io è la prima volta che la faccio, mi hanno detto che si deve bollire per mezz'ora e io per mezz'ora la sto facendo bollire e ora la andiamo a friggere. Ho tagliato un pochino grossa, io dico per friggerla ci vuole tagliato un pochino più sottile. Ora la taglio con il coltello più sottile e la vado a friggere. Allora, a me è sembrata per friggerla grossa, quindi la taglio a listarelle fine per poterla friggere. Sì, è cotta. Avevano ragione che ci voleva mezz'ora. Allora, stiamo finendo di tagliarla, questa qua basta per due panine. E allora andiamo a mettere la nostra saime nello strutto, che noi in dialetto la chiamiamo saime. Praticamente nello stomaco gli animali hanno del grasso che quando si stacca la pancetta viene staccato e questo qua poi praticamente viene messo in padella e lui si scioglie, man mano che si scioglie si raccoglie e questo è lo strutto, è il grasso praticamente della pancia degli animali, dei maiali, non degli animali, dei maiali. Io intanto l'assaggio per vedere di sale com'è. Buona, c'è sale. Sì, gustosa, vera, hai ragione. Mettiamo che già si è cominciato a sciogliere lo strutto.
Ora le giriamo. Vedete che già si è cominciato a essere fritto. Si è colorato. La melsa è fritta, ora la metto nel piatto e poi riempiamo i panini. Allora stiamo riempiendo i panini con la melsa. Quindi a San Marco d'Alonzio noi siamo, però stiamo facendo un piatto di Palermo, non di Nebrode. Piatto di strada dei palermitani. Tagliamo i panini e li riempiamo con la melsa. Gli ho sentito sempre dire a Palermo panino camelsa, camelsa. E questa qua è la seconda volta che facciamo un piatto palermitano. Precedentemente abbiamo fatto le stigliole. E allora, la melsa è praticamente un interiore degli animali. Ce l'abbiamo tutte la melsa, perché questa qua rigenera il sangue. E tutti i mammiferi ce l'abbiamo. E praticamente questa qua va bollita per mezz'ora, dopodiché va soffritta nello strutto, nella saime, noi la chiamiamo saime. E il morso testimone. Vediamo. Qualcosa di buono, di speciale veramente. È un piatto speciale, un panino speciale. Altro che panino con la mortadella. Questo ha un sapore che non si può descrivere, bisogna provarlo. La ricetta è stata fatta, quindi a voi replicarla. Signora, la salutiamo. È stato un grande piacere rivivere un'altra nuova ricetta. Un saluto qui da San Marco d'Alunzio. Ciao, state bene tutte. Grazie per l'affettuosità che mi hai dimostrato. Grazie ad Adriano che si sposta da Sant'Agata a venire qua da me. E un bacio per tutte. Arrivederci!